nato poco più di un anno fa con lo scopo di abbellire Milies, la borgata montana di Segusino. Stiamo parlando degli amici di Milies. I più tecnologici vi si iscrivono tramite Facebook, i più curiosi invece ci arrivano direttamente e si lasciano trasportare da questo amore a prima vista che il borgo trasmette a chi lo visita. Sabato 24 giugno gli amici di Milies hanno dato vita al primo evento di questa estate iniziata da pochi giorni, inaugurando la piazzetta antistante all'ostello Saint-Jory e dedicandola a Raimondo Stramare, da tutti conosciuto come Mondo, fotografo avventuriero nato nel 1917 e che proprio quest'anno avrebbe compiuto 100 anni. L'inaugurazione, avvenuta alla presenza del sindaco di Segusino Gloria Paulon, è stata preceduta dal racconto da parte di Luigina Zucchetto su chi era Mondo, edicolante e fotografo del paese, avventuriero, amante di viaggi in Lambretta e in Vespa. Non c'era da stupirsi infatti, ricorda Luigina, nel vedere il cartello «Torno subito» appeso alla porta dell'edicola, per poi scoprire invece che Mondo era partito in sella alla sua Lambretta alla volta della Francia o di altre mete lontane. L'evento, organizzato dagli amici di Milies con la collaborazione dell'antica osteria d'Achino, ha visto proseguire la serata all'aperto con una stupenda presentazione di Giovanni Carraro, dove, tra foto, racconti, immagini ed il caratteristico canto notturno dei grilli, il pubblico è stato letteralmente catturato dall'autore per quasi 2 ore, in affascinanti racconti sulla bellezza delle Prealpi trevigiane e sulle escursioni possibili in questi luoghi. E questo, diciamo, è l'insieme delle Prealpi, le mie Prealpi, che ho percorso in lungo e in largo in tanti anni di camminata. Tutto quello che vi sarà ricavato sarà solo esclusivamente per finire di restaurare la chiesetta qui di Milies, che per fine luglio dovrebbe essere finita all'interno con illuminazione e tutto quanto. Un'iniziativa davvero bella che conferma anche stavolta l'operosità e la voglia di far conoscere il proprio territorio da parte di questi abitanti, volontari, amanti della montagna, ma soprattutto amici di Milies.